Buongiorno a tutti i nostri telespettatori e a chi ci segue su internet. Siamo qui con il consueto appuntamento di Unico Con questa volta con Girolamo Maurizio, sindaco di Rocca d'Aspide. Un sindaco con il quale, per chi fa la mia attività, mi piace dialogare, perché è uno dei pochi primi cittadini che ti risponde al cellulare, che ti dà tutte le notizie. Dove ha cominciato a pensare che i giornalisti andavano presi per il verso giusto? Non lo so, per il verso giusto. A me piace dare le comunicazioni basate sugli atti, non dare notizie politiche o di comodo. A me piace dare le notizie così come risulta dagli atti. Questa è la mia scelta, che ho sempre, in tutta la mia carriera politica, mi sono sempre regolato in questo senso. Una nota positiva: festa di Santo Sinforoso, quest'anno un grandissimo successo. Vedo che ha anche mandato un plauso ai membri del comitato organizzatore. Sì, vi è stata una partecipazione numerosissima, proprio si calcola sui 20-30 mila partecipanti. Basta vedere pure su YouTube, si vede che c'è un contatto dei vari appassionati di internet che è moltissimo, molto numeroso. Io mi auguro per l'anno prossimo di fare qualche cosa di meglio, speriamo di poter accontentare la cittadinanza. Perché poi il sindaco Auricchio è anche un sindaco moderno, che usa i mezzi della tecnologia, Facebook, YouTube, internet. Che rapporto ha con questi strumenti? Aiutano un amministratore? Come? Aiutano molto gli amministratori, è essenziale, anche se io sono un dilettante, non un professionista, io con il computer mi arrangio, quindi è molto utile per gli amministratori, cioè avere subito le notizie di prima mano, essere aggiornati, è essenziale per un amministratore. Parliamo sempre di cose positive. Nel campo dei rifiuti Rocca d'Aspide ha fatto la scelta della gestione in proprio del servizio, il comune, i dati li lascio dare al sindaco per evitare errori, comunque c'è qualche primato, mi pare. Siamo 2009, siamo all'83%, quindi una media eccezionale, una delle prime. Tra 5.000 e 10.000 abitanti sicuramente siamo uno dei primi in Italia. Ci superano alcuni comuni che sono a 1.000 abitanti, 700 abitanti, noi abbiamo circa 5 contratti, facciamo il servizio facendo circa 500 km al giorno, che noi abbiamo 5 contratti, è veramente eccezionale. Poi non solo, il giorno 22 provvederemo a stabilizzare 16 dipendenti, sono 16 LSU che prima lavoravano a 20 ore settimanali. Il giorno 22 faremo la firma dei contratti e stabilizzeremo tutte e 16 i dipendenti. Il servizio lo facciamo in proprio, non abbiamo affidato a nessuna società, sia la raccolta sia il trasporto, facciamo tutto in proprio. E si paga per metro quadro a Rocca d'Aspide 1,24 €, che penso che è una delle tariffe più basse che ci siano. Queste le note positive. Poi io, avendo a che fare con Unico, ci sono degli articoli, delle questioni che ricorrono spesso nel corso degli anni. Uno dei tormentoni è il PIP di Fonte. Mi pare che manco è stato approvato. Ancora quali sono i problemi? Il problema è che noi abbiamo seguito l'iter così come ci ha richiesto la Regione Campania. L'ingegnere Carrozzo e i nostri tecnici hanno seguito sempre gli indirizzi regionali. Stranamente si è riunita questa commissione e c'è stato il presidente, il quale ha ritenuto che, diceva lui, che è molto grande, però noi l'abbiamo fatto così perché le indicazioni regionali ci hanno sempre consigliato di farlo in quel modo, con, diciamo, un parere favorevole preventivo. Noi faremo ricorso a questa decisione, anche perché abbiamo 10 giorni di tempo per controdedurre, e se nel caso andremo anche al TAR, perché ce lo potevano dire prima che era grande come estensione. Per chi abita nei dintorni di Rocca d'Aspide, il nome di questo comune è associato a 3 grandi servizi, cose: Castagne, ospedale, scuole. Sì.
Proviamo a esaminare queste tre questioni in maniera separata. Per quanto riguarda la valorizzazione di questo vostro prodotto tipico, ricordo che Roccadaspita è un primato nel campo delle castagne, è il comune italiano dove si producono più castagne, nella regione d'Italia dove si producono più castagne, quindi è una sorta di comune capofila a livello nazionale. Il lavoro per la valorizzazione, mi rendo conto che il comune non c'entrerà proprio tantissimo, a che punto è? Si può fare di più? Si può fare di più. Prima bisogna superare la mentalità che c'è al sud nel cooperare insieme. Comunque è un settore che è gestito principalmente ed esclusivamente da privati. Noi abbiamo le due aziende, il Marrone e l'altra Fonde qui, il Marron Fonde. E quindi è un qualche cosa che è riservato esclusivamente ai privati. Il comune non può fare niente, diciamo, per incentivare, per... Rocca, come diceva lei, è uno dei comuni che produce di più, che ha una produzione enorme. Inoltre c'è stato riconosciuto il marchio IGP, il Marrone di Roccadaspita. Quindi come comune ci fa piacere che queste due aziende lavorano. Prima tutti i prodotti venivano portati ad Avellino, oggi perlomeno si lavorano qui a Rocca e danno occupazione a molti operai. La questione delle scuole superiori, la provincia ha assunto degli impegni rispetto al liceo, alla città della scolastica, a che punto siamo? Si tratta di la provincia ha assunto un mutuo di 2 milioni per completare il famoso liceo, quel liceo iniziato quando io ero vicepresidente della provincia nel 1994. Poi è rimasta per molti anni così abbandonata. Io mi auguro che il tutto, che la gara d'appalto venga fatta al più presto, così si avrà la possibilità di completare quella struttura e di dotare la scuola sia di una palestra decente, perché attualmente è una scuola senza palestre, c'è un auditorium che è di 600 metri quadrati, oltre a numerose classi normali e speciali. Io penso che a breve sarà fatta la gara d'appalto da parte dell'amministrazione provinciale. Dulcis in fundo no, perché la questione è molto spinosa e difficile. Questo è un ospedale. L'ultimo piano Zuccatelli non è proprio di buon auspicio. Quali iniziative si stanno prendendo? Lei è ottimista e pessimista? Come vedi il barometro su questa questione, che è fondamentale per una realtà, non solo per la città di Roccadaspita, ma per tutto quello che ci gira intorno? Io come sempre sono preoccupato, ma sono pure ottimista, pure questa volta, nonostante lo sgambetto che ci è stato fatto. Infatti con la prima proposta a Zuccatelli, l'ospedale di Rocca era passato da 66 a 100 posti letto, con l'inserimento nella rete dell'emergenza e il pronto soccorso. Purtroppo c'è stata la sorpresa, che è stata una sorpresa, perché mentre in provincia si parlava di aprire il pronto soccorso di Agropoli, di Cava dei Tirreni, improvvisamente c'è stata questa sorpresa anche per Roccadaspita.